Tutti odiamo terribilmente le code, sia quelle al bagno la mattina, sia quelle alle poste. Diventiamo subito nervosi, irosi, vorremmo passare avanti, perché probabilmente non abbiamo ancora capito e sperimentato fino in fondo che nella nostra vita c'è una coda che ci salva. Invece, avevano capito molto bene i pubblicani e le prostitute che si erano messi in fila per ricevere il battesimo da Giovanni nelle acque del Giordano. Loro conoscevano la propria realtà di peccatori, perché i loro peccati erano davanti a tutti, non potevano nascondersi né difendersi. Noi invece, ipocritamente, mettiamo la polvere del nostro cuore sotto il tappeto, pensando che nascondendo e occultando la realtà possiamo vivere meglio. Ma quando nella nostra vita accade qualcosa che ci umilia, una coda, qualcosa che ci costringe laddove non vorremmo stare, scoppia la bomba che abbiamo compresso dentro il nostro cuore. Ora sono macelli. Ma la grande notizia è che Dio, conoscendo la nostra difficoltà ad entrare nella realtà, cioè in questa fila, ha inviato il suo figlio Gesù Cristo a prendere la nostra stessa carne per poter mettere la nostra carne nella fila che ci salva, dove risuscitare come una creatura nuova, capace di entrare e camminare nelle code che si presentano ogni giorno, nella certezza di incontrare lì la nostra salvezza.